Benvenuti dietro le quinte. In questa puntata emozioni dal Teatro Flamenco di Madrid. A Bari Teatriamo, Festival del Teatro Emergente. Nasce a Madrid il primo teatro di flamenco. Dallo scorso settembre qui si alternano le migliori produzioni di flamenco. Nello stesso spazio è l'Alfil, una compagnia di teatro spagnolo. Ascoltiamo l'intervista con le protagoniste dello spettacolo Emozioni. Come definite voi il vostro stile di flamenco? Pues este flamenco que hacemos nosotros es un flamenco puro. Il flamenco che facciamo noi è un flamenco puro. Sempre innovando nel rispetto della tradizione. Il flamenco puro ci piace perché lo portiamo dentro. Che cosa scegliete tra tradizione e innovazione nel flamenco? Pues la base para nosotros es la tradición. La base per noi è la tradizione nel canto, nel ballo e nell'accompagnamento. Ci sforziamo di innovare ed evolvere senza perdere le nostre radici. Nel nostro teatro facciamo flamenco tradizionale adattandolo ai nostri tempi. Il flamenco non finisce mai di meravigliare, ma qual è il segreto di questa disciplina del flamenco? Difficile definire il segreto del flamenco. È difficile definire il segreto del flamenco. Il flamenco è un'arte e il flamenco è soprattutto improvvisazione. Nell'improvvisazione emerge il duende e questo lo potremmo chiamare il segreto del flamenco, però è difficile definirlo. Per me questo è l'anima. A volte emerge il duende, a volte no. Emozioni è lo spettacolo fisso con due sessioni giornaliere dal lunedì alla domenica e tutti i giorni dell'anno. Per la prima volta la magia del canto, della danza e della chitarra flamenco tutti i giorni dell'anno sul palcoscenico di uno dei teatri più emblematici di Madrid. Il Teatro Alfil ospita il Teatro Flamenco di Madrid dall'inizio di settembre. Un concetto diverso e un modo molto particolare di vivere e sentire il flamenco. Una piccola stanza intima e accogliente con poltrone, tavoli e sedie illuminati solo da candele. Creano un'atmosfera intima che stabilisce subito un contatto speciale tra spettatore e artista. Cosa è più importante, la tecnica oppure il sentimento? Bueno, en este caso nosotras, por ejemplo, que somos cantadoras, pues. In questo caso, visto che noi siamo cantanti, è più il sentimento, mentre per la ballerina e il ballerino è più la tecnica. Però sempre ciò che sentiamo in quel momento, anche se credo più il sentimento. Qual è l'artista che ti ha lasciato veramente un'eredità nel flamenco? Bueno, pues para mí yo mi padre era Ray Heredia, era un artista. Per me mio padre era un artista flamenco che fu innovatore del flamenco. Para mí es un punto de referencia en este caso mio. Quindi per me è un riferimento, ma anche Enrique Morente, perché sono cresciuta con la sua musica e faceva sempre musica tradizionale. Flamenco, una danza misteriosa, ma qual è l'essenza di questo ballo? L'essenza è encontrar il sentimento che abbiamo dentro di noi. L'essenza è esprimere il sentimento che abbiamo dentro di noi attraverso l'arte del flamenco. Una delle poche arti in cui ci si può esprimere liberamente. Uno de los pocos artes que se puede expresar de esa manera.
Per valorizzare e diffondere quest'arte con secoli di storia, il Teatro Flamenco di Madrid propone, oltre allo spettacolo fisso, un programma speciale, laboratori, convegni, recital, flamenco per bambini o spettacoli speciali. Con un palcoscenico in cui il vero protagonista è il flamenco, il Teatro Flamenco di Madrid è un punto di riferimento per gli amanti del flamenco, arte universale riconosciuta dall'UNESCO. La direzione artistica è di Javier Andrade, che da Siviglia è arrivato a Madrid con un chiaro impegno, far conoscere il flamenco ad ogni tipo di pubblico, dai curiosi ai professionisti del settore. Ma per tutti quelli che si vogliono avvicinare al flamenco e soprattutto per i professionisti, quali sono le qualità imprescindibili? Imprescindibili, che te gusta, che te guste, che lo sientas. Imprescindibile nel flamenco è che ti deve piacere, che lo devi sentire, che lo devi vivere, che ti devi emozionare. Questo è imprescindibile. Perciò devi ascoltare ciò che sto cantando e porre attenzione se ti piace e di qualità. Ma che cos'è il duende? Il duende è il momento magico che incontriamo noi artisti sulla scena, momento di fusione tra l'accompagnamento, canto e ballo. E questo momento esattamente non si può definire, perché è qualcosa che sentiamo noi dentro, quando ci sentiamo bene e la gente lo avverte. Grazie per essere stati con noi, adesso un saluto al pubblico di Dietro le Quinte. Bueno, pues nada, un saludo desde aquí, desde el Teatro Flamenco Madrid, y aquí os esperamos, que esperamos veros a todos pronto. Lo que ha dicho mi compañera y que tenemos muchas ganas de estar allí, ¿no? Hombre, también. Queremos irnos a Italia, así que llevarnos. Que nos encanta Italia y la comida italiana. ¡Ti bello! ¡Bello! ¡Arrivederci! ¡Chao! Il Borgo Antico di Bari fa un tuffo nel passato con Teatriamo, festival del teatro emergente a Santa Teresa dei Maschi. Tema della manifestazione gli anni 60, una ventina di sketch per raccontare i sogni, le delusioni, le speranze di un'intera generazione. Ospiti della serata The Wonders, la band vincitrice del Fab Four Contest della Rai nella trasmissione Vedi chi erano i Beatles condotta da Fabrizio Frizzi, emoziona il pubblico con i grandi successi dei Beatles anni 60. Tra gli attori emergenti anche i giovani protagonisti della trasmissione Monitor Teatro. Il make-up anni 60 cura delle truccatrici professioniste dell'Accademia Estelite. Ascoltiamo l'intervista. Lucrezia Jeva, make-up artist, qual è il segreto per creare un trucco scenico per il cinema, per la televisione o per gli spettacoli? Il segreto è studiare quello che è il look, l'outfit, in questo caso anche qual è proprio l'interpretazione che si vuol dare al personaggio. E in questo caso esistono, suppongo, delle figure specifiche, infatti i make-up artist studiano e fanno un percorso, non sono degli estetisti, ma chi vuole intraprendere per esempio questa professione, che cosa deve fare? Esistono dei percorsi? Sì, sì. Esiste un percorso accademico di make-up a cui si rivolgono gli aspiranti make-up artist e in realtà la bellezza di questo corso è proprio specializzare queste figure in quello che è l'ambito make-up nei backstage, quindi di teatrali, cinematografici, fotografici, addirittura arriviamo alla Fashion Week di Milano tramite il Fashion Lab, che è un talent rivolto proprio alle nostre allieve. E invece parliamo in special modo della particolarità del trucco anni 60, proprio com'è questa manifestazione improntata sugli anni 60. Sì, quest'oggi abbiamo, le nostre allieve hanno realizzato un trucco anni 60 e nello specifico ovviamente ci sono i vari personaggi, quindi abbiamo il look un po' più spinto, quindi per quello che era la minigonna degli anni 60, quindi che rappresenta un po' l'attrice idolo degli anni 60, come può essere anche la modella Twinkie, no? Quindi ispirato proprio a lei, e come anche invece quella che è l'interpretazione un po' più sobria della donna anni 60, quindi magari l'insegnante. Qual è invece la qualità per essere una make-up artist? Beh, allora ci vuole intanto
tanta, insomma, qualcosa di innato innanzitutto, e poi sicuramente tanta voglia di imparare, tanta pazienza, perché in realtà nel backstage ci vuole anche questo, e anche lavoro di squadra, questo è importantissimo. E adesso Weekend al cinema. Conosci un po' di fisica, Sandy? Washington 1972. Mark Felt è vice direttore dell'FBI, presso cui presta servizio da 30 anni, quando il suo capo muore lasciando vacante la poltrona di direttore. Crei un ritmo e l'edificio collasserà su se stesso. Poca azione e tanti dialoghi per raccontare la vicenda dell'informatore del Washington Post, definito come gola profonda, strumentale nel trascinare Nixon verso le dimissioni. La Casa Bianca. Dobbiamo chiudere le indagini entro 2 giorni. E con questo è tutto. Per rivedere le puntate, www.dietrolequintetv.com, e per le vostre segnalazioni, info@dietrolequintetv.com. Arrivederci alla prossima puntata.